Allora Marco Todeschini, partita importante, Montecchio doveva dare continuità, secondo me, alle altre due partite che l'hanno vista usare molto più la testa che i quadricipiti, come ad esempio in Coppa Italia, la vittoria, il pareggio con Scandiano, la vittoria contro Breganze, anche la sconfitta di Novara, a mio avviso ha fatto capire che questa squadra, quando vuole, riesce a portare a casa qualcosa. Stasera avete confermato lo stato di forma anche senza Davide Zanini, che oggettivamente era un'assenza che alla vigilia poteva pesare molto. Sei d'accordo con questa Sì. visione? Buonasera a tutti. Come dice te, siamo in un buon momento, stiamo lavorando bene anche senza stasera Davide. E i risultati stanno arrivando, si vedono, la squadra è molto coesa e quindi cerchiamo di portare a casa più punti possibili. Anche settimana scorsa a Novara non abbiamo fatto male. Purtroppo loro avevano Ortiz che Fede Ordiz con quattro gol. sotto area è micidiale. E però le partite come questa sera che dobbiamo fare punti cerchiamo di portarle a casa perché prima di tutto la salvezza è la prima cosa che dobbiamo pensare. Poi se vengono altri risultati, ben venga. Allora, da portiere a portiere, anche stasera Carlo si è dimostrato veramente un portiere quasi insuperabile. Ha fatto delle parate incredibili. Ha ricevuto 3 settimane fa un'investitura importante da Alessandro Cupisti, che ha detto: insomma, io Carlo lo conosco da quando era bambino, ha fatto un po' di stage con me e l'ho visto crescere molto. Da collega, cosa ti senti di dire a Carlo? Perché No, anche stasera ha fatto, secondo me, Carlo un'ottima. sta lavorando molto bene, anzi lavoriamo bene perché in Esatto. allenamento collaboriamo insieme, è giovane e ovviamente deve farsi le ossa e questo campionato qua è che gli servirà tantissimo e la società ovviamente punta su di lui e io sono contento di fargli da spalla. Bene, beh, questo è veramente encomiabile da parte di te, insomma, hai molta esperienza, insomma, l'anno scorso eri a Valdagno, se non ricordo male, giusto? Sì, Facevi sì, sì. da secondo a Bruno Sgarria, quindi sicuramente anche un palcoscenico come quello che hai solcato te è sicuramente importante. Un ultimo flash, poi ti lascio andare a fare la doccia. Campionato. C'è chi dice che è lungo, c'è chi dice che è corto, siamo già arrivati a più di un terzo dello svolgimento. Insomma, Montecchio, dove lo vedremo alla fine di questo campionato? Secondo me, spero tra i primi cinque, Bene. perché se continuiamo così a lavorare bene, a rubare punti sia alle prime che alle seconde, che l'abbiamo dimostrato benissimo, secondo me tra le prime cinque e poi i playoff ce le possiamo guadagnare. Bene. Marco, io ti ringrazio Grazie infinitamente, a ti lascio te, andare a fare la doccia. Ok, alla buona prossima, serata, grazie. ciao, grazie.